Buongiorno a tutti, alla riga tutta a testa, sono Melania, sono una marciatrice da svariati anni e adesso sono anche istruttrice per la riga tutta a testa, appunto. Vi volevo far vedere degli esercizi di marcia da fare dentro casa, che non c'è, non, anche noi quando eravamo più giovani è successo di doversi allenare dentro casa, non per la pandemia perché pioveva, per cui facevamo le cose, ci arrangiavamo un po' dentro casa con gli esercizi dove capitava, insomma. La prima cosa che potete fare anche bambini più piccoli è marciare sul posto. Marciare sul posto significa praticamente usare le anche che fanno su e giù, non è un movimento rotatorio perché quella è un'altra cosa, non è lo sculettamento come chiamano alcuni, ma è proprio un movimento delle anche che vanno su e giù. Per 5 minuti potete farlo, così vi riscaldate bene. E potete vedere la televisione, chiacchierare con i vostri genitori, fare quello che volete. Le mani sono rilassate, ragazzi, perché la marcia è una specialità che va fatta con le mani non né aperte come il velocista, né troppo chiuse, perché non diamo i cazzotti a nessuno, anche se qualche volta ci piacerebbe, ma le mani sono rilassate, non sono, sem sono semiaperte e vanno dal torace fino alla tasca. Il movimento è praticamente questo qua così. E se le spalle non sono rilassate, all'occhio del giudice, perché purtroppo in gara c'è il giudice, potreste sembrare o dare la sensazione che invece di andare avanti, siete in sospensione, cioè andate verso l'alto, e questo non va bene perché rischiate la squalifica, però vabbè, questa è un'altra cosa. Dopo che avete fatto 5 minuti di riscaldamento appunto per riscaldare tutto, fate gli esercizi per le anche, che le anche sono importanti per la marcia, perché si chiama mobilità articolare, non per niente. E vi appoggiate anche sul tavolino, io ho un tavolino, quindi vi appoggiate sul tavolino e fate prima con una gamba e poi con l'altra, e ginocchio piegate e mandate indietro la gamba. 2, 3, 4 e 5, penso 5 volte bastino. L'altra gamba, sempre lo stesso movimento, 2, 3, 4 e 5. Poi un altro movimento, sempre con la gamba piegata, il ginocchio avanti, però 1, 2, 3, 4, 5. Cambio gamba, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso facciamo lo stesso esercizio che abbiamo fatto all'inizio, però prima una gamba e poi l'altra, alternando le gambe, 1, 2, 3, 4 e 5, in avanti, 1, 2, 3, 4 e 5 e stop. Un altro esercizio sempre per le anche o comunque per la marcia, per darvi l'idea di come si blocca il ginocchio, è vi mettete in piedi, un piede avanti e l'altro indietro, prima una gamba e poi l'altra, un piede avanti e un piede indietro, mettetevi comodi e simulate il bloccaggio, per cui quando questo ginocchio è in avanti, quest'altro è bello teso, cioè la gamba avanti ha il ginocchio teso, e bloccate 2, 3, magari 10 volte, ripetuto, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambiate gamba, rilassate un po' le gambe, cambiate gamba, sempre posizione comoda e fate la stessa identica cosa. 1, 2, 3, 4 e 5. Lo potete ripetere per 2 o 3 volte perché così è meglio, quindi ricordate il movimento. E questa praticamente è diciamo, una simulazione del doppio appoggio che in realtà è un po' diversa, insomma. 4 e 5. Un'altra volta con la stessa, con l'altra gamba e 5. Poi se ci sono gli esercizi a terra per le anche, quindi andiamo a terra, ci mettiamo faccia in giù e facciamo gli esercizi che usano anche gli ostacolisti per le anche. Quindi ginocchio, questo a terra, questo magari se non ci riuscite non fa niente. Cambiamo gamba, si cambiamo posizione, lato, state un po'
fogli per 10 secondi. Adesso io non accorciamo i tempi perché non abbiamo molto tempo. Poi prendete una gamba, la mettete dietro e andate avanti con il busto. Cambiamo gamba, stessa identica cosa. E poi guardate fino a 10. Dopodiché tirate su e facciamo un altro esercizietto un po' più divertente. Vi togliete i calzini, li raccogliete un po' vicino a voi e per la mobilità dei piedi, che i piedi del marciatore sono molto importanti, prendete un calzino alla volta, lo prendete bene e lo lanciate più in alto, sì, più lontano che potete, no, l'ho fatto io che è veramente male. Quindi prendete un altro calzino e lo lanciate, vabbè, insomma, così lo lanciate, prendete, raccogliete e lanciate, raccogliete e lanciate. Contropiede, stessa cosa, lo fate per un po' di volte perché è divertente e perché così magari quando dovete mettere a lavare i calzini per vostra madre ve lo fate vedere al volo e lo fate, ok, perché così il piede diventa più elastico e più, perché per la fase, poi famosissima fase del doppio appoggio, che praticamente il piede deve stare, le gambe sono una davanti e una dietro, quindi tallone e punta, e il piede, quello dietro, spinge, perché dà la spinta per andare avanti, non in alto chiaramente, spinge fino alla fine, fino alla punta delle dita, e così voi correte e marciate alla perfezione. E quindi questo piede deve essere morbido. Poi ci sono le rotazioni, prima da una parte e poi dall'altra, che sono importanti per questo piede. L'altro, poi sempre per finire marciando usiamo un po' anche le braccia, quindi marciate e fate gli esercizi anche con le braccia. Questo potrebbe essere l'ultimo esercizio, sempre cercando di mantenere le anche la marcia, insomma, per tutto il tempo. Potete fare anche esercizi con le braccia e con le gambe insieme per avere la coordinazione. Potete fare quello che volete. Ricordatevi che le mani, poi, quando provate a fare la marcia, la fermi anche, le mani vanno dal torace alla tasca, come se, e sono rilassate. Ricordatevi questo. Se non riuscite a tenerle, diciamo, rilassate, potete prendere due palline da tennis e marciare sempre sul posto con le palline da tennis, perché così non stringete troppo la mano o non la tenete troppo aperta. E questo è più o meno quello che potete fare. Poi ci sarebbero altri esercizi, ma non c'ho più spazio, ok? Speriamo che va bene, ci vediamo la prossima volta.